Buongiorno, sono Paolo Holsi, titolare della omonima azienda agricola. E come azienda nasco nell'anno 2000, rilevando l'azienda del babbo, di mio padre. E inizialmente producevo solo cereali, quindi grano, girasoli, mais. Poi a causa del crollo dei prezzi a livello globale nell'anno 2008, e ho convertito la mia azienda ad ortaggi soprattutto e alla vendita diretta. Quindi la scelta della vendita diretta è stata proprio per svincolarmi da un mercato globale e quindi riuscendo a vendere i miei prodotti direttamente al consumatore, come ripeto, svincolandomi da dei prezzi globali che spesso erano anche volatili, quindi non garantivano un reddito sicuro. Nel frattempo ho iniziato anche insieme ad altri colleghi una nuova filiera per quanto riguarda il grano tenero e quindi i derivati del grano tenero, cioè farina e pane, a dei prezzi stabiliti dalla filiera, in modo che tutta la filiera fosse giustamente remunerata. Questo progetto, questa filiera si chiama Gran Prato e il grano tenero viene prodotto tutto nella provincia di Prato, stoccato nella provincia di Prato, macinato da un molino sempre nella Val di Bisenzio qui a Prato, e i forni usufruiscono di questa farina per fare la bozza pratese, che è un pane caratteristico pratese. E anche questo ci ha permesso a noi agricoltori di svincolarsi sempre dal prezzo globale del grano, riuscendo quindi a vendere il nostro prodotto a un prezzo per noi vantaggioso, continuando così, permettendoci di continuare la coltivazione di questo cereale. Nel corso degli anni sono da azienda totalmente convenzionale come tipo di produzione, mi sono convertito al biologico, perlomeno parte dell'azienda è convertita al biologico, che come tipo di coltivazione ho sempre creduto in questo tipo di coltivazione, tuttavia ho mantenuto anche parte dell'azienda convenzionale per la coltivazione del grano tenero. I benefici della filiera corta sono numerosi, ti consentono, prima cosa, ecco, di vendere un prodotto, determinare un po' il prezzo del tuo prodotto, quello che produci, e oltre a questo ti permettono di incassare immediatamente, quindi avere del contante disponibile per riuscire a mandare avanti l'azienda nei momenti magari un po' di difficoltà economica. Non è vero secondo me che filiera corta è sinonimo di risparmio, perché un'azienda che si struttura per fare la filiera corta ha bisogno di persone o che stanno nel campo a lavorare o che stanno alla vendita dietro il banco. Quindi bene o male richiede anche dell'investimento sul personale, va a incidere poi sul costo finale del prodotto. Mi rende orgoglioso che da quando ho iniziato la filiera corta, quindi dal 2008, sono riuscito a creare, cioè dei dipendenti lavoravano con me, hanno aperto altre due aziende agricole da soli, insomma. Quindi questo mi rende anche orgoglioso del percorso che ho fatto come azienda agricola, istruendo altro personale e quant'altro. Sto cercando comunque anche di continuare, di espandermi da un punto di vista delle coltivazioni biologiche. Per quanto riguarda il futuro, credo la strada che ho intrapreso sia un percorso che è l'unico modo per riuscire, come ripeto, a svincolarsi da questi mercati e cercare di garantire un reddito adeguato alle aziende agricole per il prossimo futuro, insomma. Io la vedo ancora, anzi, a maggior ragione, più vedo il percorso. Un percorso a livello mondiale della gestione del prodotto agricolo, più sono convinto di quello che sto facendo è la strada giusta.